Sì, sono. Dei minorenni, credo che sia molto importante e significativo dirle facendo prevenzione. Io lo dico spesso per dei temi che all'interno il procuratore della Repubblica di Rovereto, dottoressa Modo, perché ancora di più quelle persone, in modo particolare i minorenni, oggi per la firma del rinnovo della non succeda più. Oggi, oltre quindi a rinnovare questa autonomia attraverso la nostra provincia autonoma di Trento, ancora una volta vogliamo. Buongiorno, grazie di essere qui. E oggi è il rinnovo di una convenzione. Il procuratore della Repubblica per i minorenni, Mansueto Crepaz, anche estesa quindi al suo figlio. Abbiamo la conferma di una provincia virtuosa che ha messo a disposizione o gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'interrogatorio, appunto all'interno dell'indagine, addirittura aiutare e consentire a impostare tutta l'attività e la strategia investigativa. È molto importante anche il risultato da un punto di vista. Siamo stati l'unico ufficio giudiziario, l'unico ente locale, proprietario della Repubblica per i minorenni Mansueto Crepaz, il comincia la struttura dell'azienda sanitaria, il premio uomo indovinato per quello che abbiamo fatto per le donne. Ovviamente non è un premio ai rappresentanti degli altri uffici giudiziari, al rappresentante, al direttore generale. Sono fanno fatica a comprendere dall'esterno quanto è importante che sin dall'inizio la parte offesa sia in qualunque momento ci sia H24. Questa è una cosa, ancora un sogno, e poter sentire le parti offese in questo modo, della quale per tanti anni ci si è un po' dimenticati, è stata un po' tralasciata la situazione nel modo migliore. Quindi davvero questo grazie e diamo soltanto a favore della procura ordinaria di Trento, della stazione delle notizie di reato, e avevamo fino adesso delle difficoltà a trovarsi, e quindi c'erano quei due o tre professionisti che lo facevano attenzione, e avevo preso contatti con i dirigenti. Quindi ringrazio veramente tutti, perché questo è un cantiere, è un'esperienza pilota, però in accordo con l'assessorato sarà veramente forte e vigile su questo tipo di popolazione. Che ha un altissimo valore etico e sociale, perché si rivolge e l'affrontare questi momenti insieme tra enti, i poliziotti che ricevevano la prima segnalazione. Un ringraziamento doveroso va fatto all'unità di psicologia che si è fatta interamente. Ecco, due cose belle, personali, che sono un po' utilizzate da tutti i servizi che attualmente cominciano a collaborare con le strutture, sono orgogliosi di questo risultato che viene guardato con grande attenzione, ma non senza certamente difficoltà, perché garantire una tanta. E noi immaginiamo che per fine anno arrivo alle persone vulnerabili. Riconoscendo quindi così tutte le diverse, questa giunta provinciale lo è tutta per tagliare molto meglio. Grazie a voi. Poi però mandateci queste foto, se no.